Per cortesia chiederei microfoni spenti. Microfoni spenti, se non siete relatori soprattutto. Perfetto, siamo in diretta streaming, quindi Giulia, a te la parola. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi, anche se virtualmente. Sono con me l'autore del libro che presentiamo oggi, Filippo Focardi, e questo è il libro che presentiamo, Nel cantiere della memoria, fascismo, resistenza, Shoah e foibe, e Mirko Carrettieri, direttore dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ci siamo messi d'accordo per una presentazione agile, anche se ci sono temi che ci potrebbero fare parlare per diverse ore, e quindi io introdurrò rapidamente il volume facendo una domanda poi a Filippo e la presentazione procederà con domande e risposte, lasciando poi alla fine un po' di spazio perché anche il pubblico possa intervenire. Allora, quello che vado a presentare è un libro appena uscito di Filippo Focardi che raccoglie alcune sue riflessioni degli ultimi anni intorno a un tema che gli è particolarmente familiare, di cui lui è uno dei grandi studiosi italiani, ossia il tema della memoria della Seconda Guerra Mondiale. In modo particolare, e della Repubblica Sociale, della Resistenza e della Resistenza. È un volume che si articola in 10 capitoli, in 2 parti, l'alibi del cattivo tedesco, per quanto riguarda i primi 5 capitoli, e dopo la Prima Repubblica, memorie conflittuali, memorie riconciliate, memorie in transizione, e che ci racconta, attraverso riflessioni generali, ma anche attraverso la riflessione su episodi particolari, il modo in cui si è elaborata una memoria pubblica italiana intorno ai fatti della Seconda Guerra Mondiale, in particolare intorno ai fatti diciamo, legati al 43-45, quindi al fascismo repubblicano, alla resistenza, alle foibe e alla Shoah, ma non esclusivamente intorno a questo, con una narrazione che mette insieme diciamo, riflessioni sulla memoria pubblica, riflessioni su come la memoria pubblica si è diciamo, ha dialogato o meno con la storiografia italiana e internazionale su questi temi e sul modo in cui questa memoria pubblica è stata costruita. Per molti versi, io direi che questo volume non è soltanto un libro sulla memoria, appunto, del fascismo, della resistenza, della Shoah e delle foibe, ma è un libro che ci racconta moltissimo sulla storia dell'Italia repubblicana, la storia dentro il quale questa memoria si è forgiata, rielaborata e si è trasformata anche. Quindi il volume si propone, per quanto diciamo, sia il frutto di una serie di riflessioni qui raccolte ulteriormente, però di fare una sistematizzazione della costruzione della memoria pubblica della storia della Seconda Guerra Mondiale, una memoria che si evolve in fasi diverse, che sono connesse alle diverse fasi in cui si articola la storia dell'Italia repubblicana e che conoscono, diciamo, rispetto alle quali c'è una particolare attenzione di Filippo, anche perché ovviamente questi sono i momenti caldi in cui la memoria si forgia, quindi c'è una particolare attenzione all'immediato secondo dopoguerra e al post 1989 e poi agli anni 2000. I momenti, diciamo, caldi in cui questa memoria si trasforma, trova delle forme diverse anche di elaborazione pubblica e anche trova spazi istituzionali che cambiano. Allora, da questo punto di vista, diciamo, è un libro importante perché ci aiuta a riflettere, in quanto storici, ci aiuta a riflettere su come la storiografia diciamo, ha dialogato con questa memoria pubblica e anche ci aiuta a riflettere su alcuni aspetti metodologici su cui questa sera non voglio diciamo, tirarla in lungo, ma insomma ci aiuta a riflettere su alcuni aspetti metodologici che hanno a che fare con la comparazione, che è un metodo storico rilevante.
arte, ma di come esista anche una politica delle comparazioni e che questa politica delle comparazioni, forse su questo torneremo, ha avuto un ruolo importante, se non fondamentale, nel definire i modi in cui la memoria pubblica italiana si è costruita in relazione, in opposizione con la memoria dell'occupazione nazista e della violenza nazista, e cosa questo ha determinato dal punto di vista della costruzione della memoria pubblica del nostro paese. I temi sono moltissimi. Nella prima parte ci sono una serie di riflessioni più generali. Ho già detto a Filippo, per me questa prima parte è quella più ricca, più densa anche di stimoli intellettuali, non che non lo sia la seconda, ma la seconda, intanto parla soprattutto di un periodo a noi più vicino, quindi probabilmente c'è anche un maggiore sentire di avere vissuto alcuni passaggi. E in secondo luogo, c'è molta attenzione alla costruzione di una memoria istituzionale attraverso, per esempio, il ruolo della Presidenza della Repubblica, che è un ruolo fondamentale, soprattutto a partire dalla presidenza di Ciampi, e che Filippo illustra in maniera molto. Illustra in maniera molto chiara e sulla quale magari ritorneremo. Io vorrei cominciare questa nostra discussione chiedendo a Filippo una riflessione su come si costruisce la memoria pubblica, nel senso che questo è una delle cose che non ho trovato nel libro, ma che credo sia particolarmente complicata da gestire in qualche modo come storici. Io mi sono chiesto, leggendo questo volume, se in qualche modo esiste un fil rouge di una memoria normalizzatrice dell'esperienza fascista e anche repubblicana che viene riattivata in momenti di crisi, oppure se le discontinuità sono più importanti. Allora, quando poi invece vengono le fasi di crisi in cui invece sembra riprendere il sopravvento una memoria più conservatrice, più normalizzante dell'esperienza fascista, in realtà non è il ritorno del passato, ma è la trasformazione, la ricreazione di una riflessione che riparte ex novo, anche se utilizzando anche matrici del passato. Quindi questa è una prima domanda che mi sento di fargli e che secondo me è un po' un non detto del volume, e su cui mi piacerebbe avere una riflessione più articolata di Filippo. Grazie Giulia, grazie a tutti anche gli intervenuti numerosi. Mi hai fatto subito una bella domanda, molto impegnativa, non ne dubitavo, e proverò a rispondere. Innanzitutto c'è un elemento importante nella mia riflessione, anche insomma negli studi che ho fatto finora, vale a dire il ruolo fondamentale delle guerre come grandi spartiacque, non solo ovviamente sotto il profilo della riconfigurazione degli equilibri politici interni e internazionali, ma appunto sotto il profilo della costruzione delle memorie, quindi delle narrazioni che poi si trasformano in memorie collettive. Quindi il punto di partenza sta proprio nella guerra, stiamo parlando ovviamente della Seconda Guerra Mondiale, che costituisce un elemento di partenza e che forgia in qualche modo una memoria che ha una capacità di persistenza molto lunga nel tempo. Poi allora ci possiamo domandare quali sono i meccanismi, quali sono gli attori che creano appunto questa memoria, quali sono le motivazioni nel definire una certa memoria dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale del fascismo, e poi come questa memoria si modifichi successivamente, e quindi se ci sono altri attori o altri momenti in cui appunto che segnano una nuova deviazione rispetto a questa memoria creata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Beh, uno di questi momenti non a caso è rappresentato da un'altra guerra non combattuta, ma che segna ovviamente
molto cambia, diciamo, le condizioni, che è la guerra fredda. Non a caso le ripercussioni della guerra fredda in Italia dopo l'89 e lo scompaginamento del sistema politico della Prima Repubblica crea delle condizioni che non a caso, aggiungo, appunto, si riverberano immediatamente sulla memoria. Però ecco, ora qui siamo su un ragionamento molto molto generale, però per entrare più nella sostanza, anch'io credo che fondamentale nel definire le coordinate della memoria pubblica italiana, sia rispetto all'Italia nella guerra, sia rispetto al fascismo, è quella che tu hai chiamato molto bene una politica delle comparazioni. La prima parte del mio volume è proprio intitolata L'alibi del cattivo tedesco. Vale a dire, sia la memoria appunto del cosiddetto bravo italiano, salvatore di ebrei, combattente, riluttante, che tende a solidarizzare con le popolazioni che lui stesso ha occupato e diciamo prodigo di atti di umanità, insomma, sia la figura, l'immagine benevola, edulcorata del fascismo, sono in gran parte costruite in opposizione, no, all'immagine del nazismo, all'immagine diciamo, della belva nazista, del combattente tedesco. E io ovviamente nel volume già sul cattivo tedesco e bravo italiano ho provato a ricostruire appunto le motivazioni politiche che portano la classe dirigente uscita appunto dal 43, sia quella monarchico-badogliana, e poi anche la classe dirigente antifascista, antifascista e CLN, a ricostruire una memoria che mette in evidenza i meriti del bravo italiano, dell'Italia della Resistenza, dell'Italia della Cobelligeranza, in comparazione, in contrapposizione, direi, con appunto le colpe della Germania nazista, per avere un trattamento benevolo al tavolo della pace, perché queste differenze c'erano, perché i morti italiani c'erano, perché questo è un altro elemento, non è tutto frutto di invenzione, no? Naturalmente, non sono delle fake memories quelle di cui stiamo parlando. Lo stesso procedimento vale in gran parte anche per il fascismo. Ora, con l'89 questo quadro cambia completamente, non ci sono solo grandi fratture, questo forse, su questo poi mi fermo, cioè non abbiamo solo il 43-47, che nella mia periodizzazione è quello il momento cruciale, dall'armistizio al trattato di pace, e non c'è solo il periodo, prendiamo 92-95, ma abbiamo anche delle trasformazioni molto significative già negli anni 80. Abbiamo tutta l'ondata revisionista in chiave antiresistenziale e anche diciamo, recupero di una dimensione, chiamiamola edulcorata del fascismo, che si produce prima dello spartiacque rappresentato dall'89, anche se poi diciamo, sul piano della creazione di una memoria pubblica, lo spartiacque dell'89 agisce in maniera molto forte, recuperando in questo caso elementi di una lettura revisionista che già si erano affermati precedentemente. Quindi non ho risposto alla tua domanda, ma ho provato a mettere alcuni elementi per approfondire e anche chiarire, forse prima di tutto a me stesso, in quale direzione magari si può andare per provare a rispondere alla tua domanda. Grazie a Filippo, prendo io il microfono e saluto tutti, ringraziandoli per la presenza. Faccio due considerazioni generali sul libro che mi fa piacere ricordare. La prima è che questi saggi di Filippo, che risalgono, diciamo, agli ultimi 15 anni, sono stati quasi tutti tradotti e questo è un segno molto importante per la storiografia italiana perché non accade spesso. È importante che le ricerche di Focardi sulla memoria pubblica italiana entrino in un dibattito internazionale e lo stanno facendo e questo credo ci dia particolare soddisfazione. La seconda è che questo volume è il primo volume di una nuova collana di Viella,
una collana dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, quindi ci fa piacere che la collana dell'Istituto parta con questo importante volume del nostro direttore scientifico. Io vorrei partire con, per quanto riguarda qualche interrogativo, vorrei partire dal sottotitolo. Sono evocati quattro fenomeni storici, diciamo, al centro del dibattito pubblico. Il fascismo, la resistenza, le foibe e la Shoah. Ora, mentre il fascismo, le foibe e la Shoah corrispondono abbastanza complessivamente a quello che nel dibattito internazionale si chiamano memorie difficili, o memorie traumatiche, cioè elementi anche esplicitamente negativi con cui occorre fare i conti, diciamo così, ecco, è abbastanza curioso che nel caso italiano anche la resistenza stia in mezzo a questi fenomeni. E effettivamente Filippo ci racconta come la resistenza abbia avuto nell'Europa del dopoguerra, seguendo le indicazioni di Tony Judd, una memoria centrale nella costruzione dell'identità europea, ma che questa centralità della resistenza, speculare peraltro alla colpevolizzazione della Germania, sia in qualche modo venuta meno dopo l'89, no? 89-91, con una frattura importante che ha messo invece al centro della memoria pubblica la Shoah e l'antitotalitarismo. Volevo chiedergli due cose a proposito della resistenza. Intanto, se quanto avviene in Italia dopo l'89, cioè quella che lui ha definito anche poc'anzi l'ondata revisionista, ha un corrispettivo nel resto dell'Europa, cioè abbiamo detto che anche nel resto dell'Europa la resistenza esce in qualche modo dal canone della memoria pubblica, ma indubbiamente ci sono delle specificità italiane rispetto a questo, credo di sì, e mi farebbe piacere sentirle da lui. La domanda collegata è questa: nel tuo libro tu fai riferimento a una possibile ulteriore svolta per quanto riguarda l'Italia, segnalando che il 2015, quindi il settantesimo, ha per certi aspetti segnalato forse una fase di ulteriore passaggio, in qualche modo un depotenziamento del revisionismo iniziato nel 94-95 e qualche segnale, diciamo così, di ripresa di vigore della resistenza alla memoria pubblica italiana. Ecco. Quindi ti chiederei qualcosa su questi due punti. Scusa, non avevo microfono. Ti ringrazio Mirko, anche queste sono due domande intrecciate molto importanti. La memoria della resistenza in Italia ovviamente risente di quella crisi della memoria della resistenza e dell'antifascismo che attraversa tutta l'Europa fine degli anni 70 in poi, direi, caratterizzata dall'emergere appunto di paradigmi memoriali incentrati prima sulla Shoah e immediatamente dopo, forse anche in contemporanea, questo è da discutere, sul paradigma antitotalitario, cioè su quell'idea dei totalitarismi, di una equiparazione, no, fra nazismo e comunismo. Da questo punto di vista l'Italia vive una situazione comune ad altri paesi europei. C'è una sfida alla memoria e alla resistenza che è una sfida competitiva rispetto alla memoria della Shoah ed è invece una sfida di tipo antagonistica che riceve, ad esempio, da parte della memoria alle foibe. La memoria alle foibe in Italia è l'esatto, è l'espressione del paradigma antitotalitario che vige in Europa, no? E infatti, strutturalmente, i promotori, chi ha promosso la memoria alle foibe in Italia, rivendica un diritto, diciamo, alla pari dignità, no? Delle vittime delle foibe rispetto alle vittime della Shoah, per non dire anche le vittime delle stragi naziste, ad esempio, sul presupposto che le vittime devono avere tutti pari dignità, che è esattamente lo stesso ragionamento che viene fatto a livello europeo, ad esempio dai paesi dell'Europa centro-orientale, che reclamano pari dignità per le vittime del Gulag rispetto alle vittime appunto del lager. E qui siamo appunto nello stesso ambito. Devo dire che effettivamente io ho riscontrato, analizzando le commemorazioni
della Resistenza in occasione della Festa della Liberazione del 2015, un cambiamento della, diciamo così, delle, anche delle, della cultura della memoria nel paese rispetto agli anni caratterizzati dalla predominanza dei governi di centrodestra, quindi parlo del decennio precedente, gli anni 2000. Qui da un punto, da un certo punto di vista effettivamente l'uscita di scena di Berlusconi nel 2011 segna un cambiamento molto evidente nella cultura, nelle politiche della memoria e nella cultura della memoria, e riscontrabile ad esempio in un protagonismo del Corriere della Sera, giornale che aveva svolto un ruolo invece significativo nella campagna di tipo revisionista, seppur appunto non in maniera becera, in maniera diciamo culturalmente qualificata, ma era stata all'avanguardia nelle campagne di tipo revisionistico contro la Resistenza, e diciamo non dico tanto sul piano del recupero di una certa lettura del fascismo, ma soprattutto nel revisionismo antiresistenziale aveva avuto un ruolo molto importante. Ebbene, il Corriere della Sera del 2015, con Aldo Cazzullo in prima fila, è corifeo di un rilancio della Resistenza nella memoria pubblica nazionale, una Resistenza intesa in maniera molto ecumenica come diciamo lotta corale del popolo e forze armate, con un ruolo importante delle forze armate che richiama già un'idea di Ciampi nella lotta e liberazione, un ampliamento del perimetro della Resistenza con l'inclusione ad esempio della Resistenza senza armi, delle donne, dei sacerdoti, no? E anche però certamente con un cambiamento del baricentro della Resistenza. Perché in questa lettura corale in cui tutti, insomma, il popolo italiano avrebbe avuto appunto una parte diciamo rilevante nella lotta contro il nazifascismo, un pochino risultano accantonati proprio i protagonisti principali, cioè i partigiani, quelli avevano preso le armi, e risultano anche accantonate le motivazioni politiche, i partiti antifascisti che avevano animato la lotta, vengono messi un po', diciamo così, in un cantuccio. Però l'elemento fondamentale interessante è che quel giornale che aveva guidato le campagne antiresistenziali negli anni 90 e poi anche negli anni 2000 ha una posizione completamente diversa, che è immediatamente anche così riscontrabile nelle trasmissioni televisive. Rai 1 è sempre il grande termometro degli orientamenti politici del paese e anche ovviamente delle nuove politiche della memoria. Nel 1994 la Rai aveva mandato, dopo le elezioni di Berlusconi, aveva mandato in onda quel documentario Combat Film, no? Che aveva, diciamo, mirato in qualche modo a suscitare empatia, commozione nei confronti non solo dei partigiani uccisi, ma a fianco a loro dei repubblichini uccisi, a partire da Mussolini e dalla Petacci, no? Con le immagini del diciamo anche chiamiamolo pure lo scempio dei cadaveri fatto a Piazzale Loreto. Ebbene, quel documentario del 94 aveva segnato una, come dire, una nuova sensibilità storica. Ebbene, nel 2015 che cosa abbiamo? Abbiamo un Rai 1 che manda in onda Viva il 25 aprile, una trasmissione in diretta in prima serata dalla piazza del Quirinale, guidata da Fazio, Fabio Fazio, uno dei giornalisti più importanti, più noti della televisione italiana, in cui si susseguono cantanti, attori, no? Gassman, Claudio Bisio, Inegramaro, Carmen Consoli, in un grande spettacolo che ricorda anche fatto bene, tutto sommato secondo me fatto bene, che ricorda varie esperienze della Resistenza italiana. Vi partecipa anche Roberto Saviano, che è, diciamo che va oltre gli schemi tradizionali, è collegato dal cimitero polacco di Montecassino, ricorda i crimini commessi dai vincitori. Ricorda le fosse di Katyn, ricorda le marocchinate,
esalta la lotta dei polacchi, che è una lotta antitotalitaria contro comunisti e contro nazisti, e poi chiude anche ricordando il carattere multietnico della resistenza, parlando dei soldati maori, australiani e canadesi che hanno combattuto in Italia. Questo faccio una piccola parentesi, questo discorso di Saviano era abbastanza innovativo. Però quello che è interessante è che poi tutto questo happening, diciamo così, si chiude con un bella ciao cantato appunto dal palco davanti al Quirinale, e con le porte del Quirinale si aprono, esce Sergio Mattarella, raggiunge il palco e a quel punto la banda dei carabinieri inizia a suonare l'inno di Mameli, e quindi chiudiamo con una resistenza sulle note di Bella Ciao dell'inno di Mameli con i partigiani sul palco e con il Presidente della Repubblica. Questo fatto non è, cioè il recupero di della resistenza in questi termini che ho detto, ad esempio io l'ho notato anche in Francia. La Francia istituisce nel 2013 la giornata nazionale della resistenza, che prima non esisteva. In Francia questo probabilmente è dovuto a una sorta anche di reazione di orgoglio nazionale dopo gli attentati del Bataclan, gli attentati subiti non solo al Bataclan, sono gli ultimi attentati che subiscono da estremisti islamici legati più o meno all'ISIS. E allora, diciamo, nella memoria pubblica, questa è una riflessione, sto facendo un po' così adesso, qualcuno mi perdonerà se... Beh, nella memoria pubblica come si reagì francese, com'è che si può reagire a questa sfida, a questa minaccia? Probabilmente non è sufficiente l'appellarsi anche lì alla memoria della Shoah, no? Che tutela i diritti umani, no? E quindi si ritrova nella memoria della resistenza un punto di riferimento che può essere utile a rianimare, per così dire, lo spirito di reazione del paese, così come ai tempi di De Gaulle era stato fatto contro il nazismo. Ora, come vedete, mi scuso, sto andando molto a ruota libera, ma credo che alcuni elementi anche di risposta alla domanda che mi hai fatto siano contenuti. L'elemento secondo me è interessante, però aggiungo un'altra cosa che credo sia importante, perché noi siamo abituati lo scriviamo tutti, no? A sottolineare appunto il cambiamento dei paradigmi della memoria. Fino a un certo punto al centro della scena memoriale avevamo la resistenza, l'antifascismo e l'eroe partigiano in arco, lui aveva preso le armi, messo a rischio la propria vita per lottare contro appunto il nazifascismo, e da un certo momento in poi scrivono tutti i libri, noi abbiamo un cambiamento, per cui al centro della scena non abbiamo più l'eroe partigiano, ma abbiamo le vittime, vittime della Shoah piuttosto che vittime dei totalitarismi, e abbiamo appunto la Shoah e l'antitotalitarismo. Nel panorama europeo di cui mi occupo nell'ultimo capitolo del libro, in realtà abbiamo un'altra espressione ancora di questa memoria, cioè nei paesi dell'Europa centrale orientale non c'è solo la scoperta anche lì della figura della vittima al centro della scena memoriale, ma c'è di nuovo la figura dell'eroe combattente, del partigiano, solo che è un partigiano particolare. È un partigiano che ha combattuto sia contro il nazismo che contro il comunismo. Allora, questo è molto interessante, perché nell'ultima risoluzione del Parlamento europeo, molto discussa, controversa, quella appunto sull'importanza della memoria per il futuro dell'Europa del settembre 19, pochi hanno notato che a un certo momento il Parlamento europeo propone una nuova giornata in memoria degli eroi della lotta contro i totalitarismi, ci dice pure quale data è, cioè l'ha già scelta il Parlamento europeo, il 24 maggio, che ricorda il 24 maggio 1948, giorno in cui fu giustiziato in Polonia l'ufficiale Witold Pilecki. Witold Pilecki è un ufficiale dell'armata polacca che prima si era distinto nella lotta contro il nazismo, è uno di quelli che si era fatto catturare e si era fatto mandare ad Auschwitz per poi descrivere che cosa stava avvenendo ad Auschwitz,
quale Witold Pilecki poi riesce a fuggire, si ripara in Gran Bretagna e una volta che viene instaurato il governo comunista sovietico, diciamo sotto l'egida sovietica in Polonia, ritorna in Polonia, lotta contro il governo comunista e per questo viene processato, condannato e credo fucilato il 24 maggio del 48. Quindi abbiamo un modello in cui attualmente ci sono le vittime di tanti stermini al centro della scena, ci sono i giusti, altro elemento, che non sono solo i giusti coloro che hanno aiutato diciamo gli ebrei perseguitati, ma secondo risoluzione del Parlamento europeo sono tutti coloro che si sono impegnati contro i totalitarismi, e abbiamo anche gli eroi partigiani, che però quelli ammessi apparentemente agli occhi dell'Europa sono solo quelli che hanno fatto una lotta di tipo antitotalitario. Ovviamente questo crea qualche problema a noi italiani, a noi francesi, a noi mettiamo gli olandesi, belgi, eccetera, che abbiamo un'esperienza diversa nella resistenza contro il nazifascismo. E quindi ci troviamo, ecco, ora in un contenzioso, in una, come dire, in una, all'interno di forze contrastanti che a livello europeo, diciamo, propendono per letture diverse della resistenza. Quindi la resistenza è tornata pure in Europa. Però la resistenza dei polacchi, o comunque la resistenza, diciamo, promossa dall'attuale governo polacco, è molto diversa dalla resistenza, magari, a cui pensiamo noi in Europa occidentale, in Italia e Francia. Riprendo io la parola e ritorno all'altra polarità del libro, cioè il rapporto con la memoria del fascismo in qualche modo, che diciamo è altrettanto importante dal punto di vista del dibattito pubblico anche contemporaneo e che mi pare diciamo possa essere un elemento di riflessione importante nel modo in cui l'articola Filippo piuttosto trascurata nell'opinione pubblica italiana. Ossia, quello che mi piacerebbe che Filippo approfondisse è diciamo questa questione della comparazione con l'esperienza nazista come elemento, diciamo, di rassicurazione degli italiani in rapporto all'esperienza della Repubblica Sociale Italiana, ma in fondo anche in rapporto all'esperienza del ventennio fascista, perché appunto anche rispetto al discorso che Filippo faceva adesso, non dimentichiamoci che l'esperienza italiana è doppiamente più complicata rispetto a quella europea o di un pezzo di Europa, perché non si tratta di ricordare solamente l'esperienza della Repubblica Sociale Italiana o della guerra, si tratta anche di pensare a una guerra che è divisa in due parti, diciamo, dal punto di vista di come si è svolta e dal ruolo che hanno avuto alcune istituzioni italiane in una fase piuttosto che in un'altra, ma si tratta di ragionare di tutto questo anche in rapporto a un ventennio fascista che ha una sua rilevanza. Allora, il libro secondo me è molto interessante nel modo in cui ci mostra come la comparazione con l'esperienza della Germania nazista entri nel dibattito pubblico e abbia, diciamo, alcune fasi anche costruttive e trasformative piuttosto significative, che ci aiutano in qualche modo a capire in che modo si è consolidata l'idea del bravo, si è consolidata l'idea del bravo italiano e ci aiutano anche a capire in che modo, sia pure indirettamente, l'Italia ha ragionato sull'esperienza del ventennio fascista nel periodo repubblicano. Quindi questo, diciamo, è la riflessione che chiedo a Filippo di fare, secondo me cercando di avere attenzione, perché questo può essere interessante per il pubblico, a chi sono gli attori principali e i produttori di questa memoria, perché questo è uno degli aspetti, secondo me, interessanti del volume, che via via noi veniamo a
capire, conoscere e avere strumenti per interpretare chi sono gli agenti costruttori di un certo tipo di memoria pubblica piuttosto che altra, no? In fondo, quando noi adesso parliamo di revisionismo, stiamo utilizzando una formula che è una formula che ha una sua storia, no? Parlando della memoria conservatrice, io preferisco questa definizione, che ha una sua storia e che ci racconta il modo in cui nell'opinione pubblica italiana e diciamo, e nei media italiani è stata raccontata un certo tipo di costruzione della memoria del ventennio fascista e della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ti lascio la parola, Filippo. Sì, grazie Giulia. Mentre parlavi mi veniva in mente il giudizio dato alcuni anni fa da Emilio Gentile sul tipo di lettura, di interpretazione del fascismo che corre no, nell'opinione pubblica italiana. Lui ha parlato del processo di defascistizzazione retroattiva del fascismo, cioè questo processo che priva il fascismo sia del suo carattere di laboratorio totalitario, sia dei suoi caratteri repressivi, oppressivi e anche criminali. Poi ne aveva scritto, credo, la prima volta in un volume nel 2002, poi ci è tornato dopo anche successivamente e credo nella seconda volta che lo ha fatto ha ricondotto questo atteggiamento all'immediato dopoguerra e individuando, come dire, delle responsabilità su piani diversi, tanto nella cultura antifascista quanto in quella, chiamiamola, anti-antifascista o post-fascista, come meglio vogliamo dire. Ora, effettivamente all'origine del giudizio predominante c'è questo che abbiamo già detto anche all'inizio, cioè questa tendenza a giudicare il fascismo sul metro del nazismo, no? Cosa che David Bidussa ha chiamato in maniera molto, molto efficace il demone dell'analogia, no? Che la comparazione ovviamente negli studi è sempre una cosa lodevole quando è fatta ovviamente come si deve. Però sul piano della creazione di una memoria e quindi di un discorso pubblico sulla storia del fascismo, questa analogia col nazismo ha avuto degli effetti distorsivi molto forti. E per capire però quanto sia, diciamo, efficace, cioè quanto sia efficace e pervasiva, perché appunto la possiamo datare dall'immediato dopoguerra, ma appunto la sua persistenza arriva fino a noi, è utile proprio, secondo me, cosa che faccio nel saggio, diciamo nei primi saggi, il primo saggio della prima parte, vedere come ci sia una in qualche modo una convergenza in questa distinzione fra fascismo e nazismo. Ci sono convergenze innanzitutto delle diverse culture politiche, principali culture politiche dell'antifascismo. Innanzitutto Croce, certo, quindi liberali, ma anche cattolici, ma anche la stessa cultura marxista converge nel sottolineare alcune differenze fondamentali fra fascismo e nazismo che sottolineano la diversa propensione criminale, no, fra i due regimi, molto più accentuata quella nazista, molto meno quella fascista. E la minore coesione, diciamo, ideologica del fascismo rispetto al nazismo, cioè tutta una serie di elementi che, diciamo, il primo punto di riferimento ovviamente è la lettura di Croce, che parla del fascismo parentesi, il fascismo come gli Ixos scalati chissà da dove, ma la cosa interessante è che lo fa sempre contemporaneamente sottolineando come invece nel caso della Germania il nazismo sia il portato della storia tedesca. Ebbene, su questa idea del nazismo come portato della storia tedesca convergono anche le altre culture politiche, i cattolici, no? Da Lutero a Hitler, e anche la stessa cultura marxista, che invece tendenzialmente sottolinea diciamo la comune radice, matrice dei due fenomeni. E su questo poi c'è una piena convergenza del post-fascismo, no? Il buon uomo Mussolini di Montanelli, il fascismo è una commedia all'italiana, il nazismo è una tragedia, Hitler è l'incarnazione dell'anticristo, Mussolini invece è un ruvido maestro romagnolo, un Cesare di cartapesta, un istrione, ma non certo dotato di quella
efferatezza che invece ha Hitler. Ebbene, guarda caso, questo elemento, che poi ovviamente ci sono in tanti altri fattori che distinguono la lettura antifascista del fascismo da quella che ho appena detto, anti-antifascista, è però la scissura, la separazione, la contrapposizione, la tendenza a giudicare il fascismo sul metodo del nazismo è analoga. E guarda caso, come ad esempio ha notato Santo Massimo, proprio la, in qualche modo, la distinzione netta che arriva fino alla scissura completa fra i due fenomeni è una delle caratteristiche della lettura di De Felice, che ha un grandissimo successo, mediatizzata fra anni 70 e 80 nel Darwin imprinting, al dibattito pubblico, alla riflessione pubblica in Italia. Quindi questo elemento del giudizio comparato fra fascismo e nazismo, usato per edulcorare il fascismo, è altro che se funziona e se ha funzionato. E gli storici, qui ha funzionato molto, ha impregnato, diciamo così, il discorso pubblico, soprattutto grazie all'azione di quelli che sono stati definiti storici da rotocalco e da talk show, gli storici della gente. Sono definizioni un pochino sprezzanti, non è che io le condivida, ma insomma sono definizioni di De Luna e di Sergio Luzzatto nei confronti di una schiera di giornalisti, da Giordano Bruno Guerri, per dire, allo stesso Montanelli, ad Antonio Spinosa, ad altri, che appunto veri e propri agenti multimediali, potremmo dire, che fra anni 70 e 80 hanno creato una vulgata De Feliciana, in molti casi anche rispetto alla quale De Felice ha preso le distanze, ma una vulgata che ha al proprio centro proprio la contrapposizione fra fascismo e nazismo, per cui il nazismo è, come dire, il prototipo di un totalitarismo d'acciaio, criminale, sterminazionista, caratteristiche che poi in gran parte ha avuto, e rispetto a quello il fascismo è una cosa appunto da operetta, una cosa all'italiana, e questo, fra l'altro, attenzione perché è un altro aspetto interessante, e questo presunto carattere benevolo, bonario, paternalista del fascismo avrebbe spiegato, secondo questa visione, come mai gli italiani poi avessero aderito al fascismo. Cioè il pieno ribaltamento, no, dell'idea di un'Italia antifascista in un'Italia tutta invece compattamente fascista, perché in fondo il fascismo non era così male. Quindi questo giudizio, questa comparazione col nazismo arriva fino a ridefinire, no, il rapporto che vi sarebbe stato fra società italiana e fascismo. Quindi insomma ha una forte implicazione. Bene, mi ricollego a quest'ultimo intervento di Filippo, che nel suo libro, come diceva già Giulia, ci racconta quali sono gli attori che costruiscono la memoria pubblica, con grande attenzione soprattutto nella stagione della cosiddetta Prima Repubblica, ai partiti e alla cultura alta, pensiamo alla letteratura, al cinema, e che invece nello scorcio della post 89-91 vede emergere i presidenti della Repubblica, come abbiamo sentito, e i media, questi giornalisti a cui faceva riferimento ora Filippo. Ebbene, io gli chiedo, all'interno di questo che lui ha chiamato felicemente cantiere della memoria, quale ruolo abbiano gli storici. Adesso ci ha parlato di De Felice, ma che ruolo hanno avuto e che ruolo hanno gli storici nella costruzione della memoria pubblica, da un lato, e dall'altro lato quanto questa memoria pubblica pesa, condiziona gli storici? Che noi abbiamo una pericolosa tendenza a chiamare vulgate quelle che scrivono gli altri, come se solo gli altri avessero dei condizionamenti, ma è evidente che i condizionamenti ce li abbiamo anche noi, e probabilmente li vedranno gli storici della storiografia posteriore. Però ecco, quale ruolo abbia la storia, gli storici di professione, dentro alla costruzione di questo cantiere della memoria pubblica,
come è cambiato questo cantiere e il ruolo degli storici e come gli storici stessi sono, se sono più o meno condizionati da questi altri attori. Sì, grazie Mirko, che mi state facendo delle domande bellissime e difficilissime. Allora, sì, abbiamo appena parlato del ruolo importante di De Felice tra anni 70 e 80. Rispetto al discorso sul fascismo, intanto vado sulle cose più facili, per così dire. Beh, è evidente a tutti che c'è una forte discrasia fra l'approfondimento degli studi storici sul fascismo dagli anni 90 in poi e quella che è l'opinione pubblica, diciamo l'orientamento dell'opinione pubblica, il senso comune storico sul fascismo. Perché fra anni 90, da anni 90 in poi, gli storici hanno approfondito tutti quegli aspetti, ad esempio, criminali del fascismo, oppure prendiamo le responsabilità del fascismo nelle leggi razziali, nella persecuzione degli ebrei, che a lungo si è detto che era una politica imposta dalla Germania, cosa completamente sballata. È stato approfondito il razzismo fascista, non solo nei confronti degli ebrei, ma nei confronti degli slavi, nei confronti degli africani, le politiche di colonizzazione appunto violenta in Libia piuttosto che in Etiopia. Cioè tutti questi aspetti sono stati studiati, è stato scritto, e però si sono persi, cioè non c'è stato un passaggio, una ricezione per così dire da parte del sistema dei mass media, appunto quello a cui facevi riferimento, che ha un ruolo fondamentale nel dare un po' l'imprinting, nell'orientare il senso storico diffuso. Io personalmente, come sapete, mi sono occupato della questione della mancata Norimberga italiana, mancata punizione criminale di guerra italiani. Ebbene, la prima volta che la RAI ha fatto una trasmissione in prima serata su questo è stato il 2015. Io ho partecipato ad altri, a dei documentari, anche in anni precedenti, già dall'inizio degli anni 2000, ma questi documentari venivano mandati in onda, quando venivano mandati in onda, dopo mezzanotte o la mattina fra le 5 e le 6, sono orari proprio di punta, per così dire. Bene, abbiamo dovuto aspettare appunto il 2015 perché venissero mandati in onda per la prima volta in prima serata. Mi ricordo ancora partecipare a questa trasmissione, era una delle puntate di D-Day, la trasmissione che curava Tommaso Cerno, che era dedicata appunto ai crimini commessi in guerra dall'Italia fascista, e mi ricordo che era collegato. Io ero in studio, cioè, ma invece collegato a fuori c'era Monio Vadia, e mi ricordo proprio la prima frase che disse erano anni e anni che aspettavo questo momento, cioè il momento in cui la RAI si occupasse di questi crimini. E perché non è arrivato? Perché ad esempio questa riflessione non è arrivata, non è passata dagli storici alla televisione, tanto per parlare uno dei principali canali di costruzione, di vettori di memoria? Beh, non lo so, cioè per tanti motivi, probabilmente sono motivi politici. Sappiamo che c'è stata una vigilanza attiva delle istituzioni rispetto alla, diciamo, volta a preservare una certa immagine del bravo italiano. Sappiamo che fine ha fatto il documentario Fascist Legacy, no? Questo documentario della BBC inglese sui crimini commessi dall'Italia nelle colonie, sui crimini commessi dall'Italia nei Balcani e su tutta l'operazione che ha portata a termine con successo nel proteggere i criminali di guerra italiani. Mandata in onda nell'89 dalla BBC in Gran Bretagna, provocò l'immediata protesta diplomatica italiana. Quel documentario poi è stato acquistato dalla RAI, ne ha fatto una versione in italiano Massimo Sani, vecchio documentarista, eccetera, e non è mai stata mandata in onda. Quindi c'è una vigilanza anche in questo senso. C'è un'altra questione. Ovviamente anche guardando al caso francese, delle occasioni o degli strumenti attraverso i quali un paese si... in qualche modo è costretto a confrontarsi con le pagine oscure e imbarazzanti del proprio passato, è la via giudiziaria.
Pensiamo ai processi in Francia contro Maurice Papon o Paul Pouvier, cioè i collaborazionisti di Vichy che si erano macchiati nella persecuzione degli ebrei. La Francia, un paio di processi emblematici li ha fatti negli anni 90. Noi non abbiamo mai processato nessuno. C'è stato un timido tentativo che credo sfugga ai più e che ne trovate traccia nel mio libro, un timido tentativo nel 2008, quando un ex magistrato militare, Sergio Dini, ha fatto un esposto al Consiglio della Magistratura Militare dicendo: beh, signori, noi giustamente abbiamo ripreso a processare i tedeschi, i criminali tedeschi dopo Priebke. Dice: ma perché non facciamo lo stesso con i criminali italiani che si sono macchiati di cose analoghe in Grecia piuttosto che in Jugoslavia? Guardate che finora non era stato fatto questo per una questione proprio giuridica. C'era l'articolo 165, se mi ricordo bene, del codice penale militare di guerra, che vincolava l'azione penale italiana nei confronti dei propri criminali alla reciprocità. Cioè, in soldoni, anche gli altri, e il riferimento era la Jugoslavia, anche gli altri devono processare i loro cittadini se si sono macchiati di crimini nei nostri confronti, il riferimento era alle foibe. Ma poiché non l'hanno mai fatto, anche noi non processiamo i nostri. E su questa base era stato insabbiato tutto nel 1951. Cioè anche quei procedimenti penali che la magistratura militare italiana era pronta a fare in quegli anni, erano una quarantina di generali e anche vertici diciamo, dell'autorità fascista di occupazione, fu tutto insabbiato. Nel 2008 Dini fa questo tentativo, dice: ah, riapriamo un po' le cose. E il tentativo però non ha nessun effetto, poi insomma, vi leggerete come mai non viene portato a termine. Ecco, quindi non c'è stata vigilanza istituzionale, mancata Norimberga italiana anche nel 2008, sono tutti, diciamo, elementi che inibiscono in qualche modo una resa dei conti col passato. L'altro, poi forse facevi riferimento anche a una questione più generale, il ruolo degli storici, no? Poi mi fermo e ti vedo, siamo, sì, grosso modo siamo alle 7. Beh, ora io vedo noi storici, ora parlo anche come storici accademici, siamo un po' presi fra due magneti, no? Da un lato una grande forza come dire, di attrazione è la cosiddetta public history, cioè l'impegno nella disseminazione pubblica, e non è solo questo, è qualcosa di più, ma intanto questo è diciamo, il primo versante. Che non è solo, come dire, non è solo un richiamo generico, cioè, ma ci viene anche richiesto dalle nostre università. Fra le azioni che dobbiamo svolgere, i dipartimenti ci chiede di essere attivi nel fare didattica, ricerca e ora la terza missione. Quindi siamo sollecitati anche dall'istituzione a muoverci verso la disseminazione, ad esempio attraverso tanti programmi con le scuole. Da un lato abbiamo questa spinta che qualcuno sente più, qualcuno sente meno, ma è una spinta anche istituzionale, come vi dicevo prima. Dall'altro lato, invece, l'altro magnete è impegnarci in progetti di ricerca sempre più sofisticati, sempre più portati su un livello internazionale. No, l'IRC per dire piuttosto che. Quindi da un lato c'è una spinta, una specializzazione ancora più forte che ti porta anche a un piano, diciamo, internazionale, lavorare in inglese con colleghi, eccetera, eccetera. Dall'altro lato la spinta all'impegno nella disseminazione anche nella cosiddetta public history. Ognuno ovviamente risponde a questa doppia istanza secondo le proprie inclinazioni personali e secondo le proprie forze. Però ecco, io personalmente ho sempre avuto come dire, sentito una spinta forte ad un impegno come storico, non solo negli archivi e nella stesura di questi libri, ma appunto diciamo così, sul piano dell'azione civile, se mi consentite.
altri meno, ma ognuno segue appunto la propria strada, però da un punto di vista strutturale la situazione credo che sia un po' quella che vi dicevo, ci troviamo un po' in mezzo a questa spinta che non è una spinta convergente, perché se uno si deve impegnare a fondo in progetti di ricerca con altri colleghi internazionali, eccetera, diciamo non è che ha poi così tanto tempo per fare la public history e viceversa. Ora, scusa, non è uno sfogo, è una, diciamo, forse una riflessione distinta, questo sì. Grazie Filippo. Adesso abbiamo alcune domande che ci vengono dal pubblico, però bisogna essere sintetici perché abbiamo detto che entro le 7:10, 7:15 al massimo chiuderemo. La prima domanda è una domanda di Enzo Fimiani che, oltre a farti i complimenti, chiede se non vi sia, e lo leggo, in realtà anche un'ulteriore trasversale guerra tra due dimensioni differenti dell'approccio verso il passato collettivo e la storia generale, l'una che definisce la dimensione del ricordo e si aggancia a una sfera più privatistica, di gruppo, di schieramento ideologico, che si relaziona al passato, spesso nazionale, l'altra che invece attiene al terreno pubblico e quindi civile, e che potrebbe dunque essa sì definirsi più pienamente e propriamente memoria. In Italia sembra a Fimiani che queste due dimensioni vadano in cortocircuito da tempo. Il ricordo, si riferisce qui soprattutto al ricordo della destra neofascista, verso la memoria repubblicana che stesse a farsi memoria civile. Credi che abbia senso un simile discorso, qui diciamo banalizzato, e che sia utile lavorare in questa direzione conoscitiva e interpretativa? Ti faccio delle altre domande nel frattempo. C'è la nostra editrice, la chiamo nostra, diciamo, in quanto Istituto Nazionale Parri, che ringrazia Filippo e per l'incontro e per il libro. E poi c'è. Scusate perché questa è Riccardo Caramanna di Palermo che dice, in riferimento alle cose che stavi dicendo, che gli viene in mente il lavoro che hanno svolto negli ultimi anni alcuni scrittori italiani, prima fra tutti Scurati con M1 e M2 e Pennacchi con i suoi canali Mussolini. Come si collocano questi scrittori, a tuo parere, nel cantiere della memoria nazionale? E infine un'ultima domanda, Maria, scusate. Che dice, da cittadina comune, mi sono chiesta più volte perché scuola, cultura popolare e televisione mi avessero abituata a pensare all'Italia come vittima del nazifascismo e quindi poi, una volta finita la guerra, come vincitrice. Eppure Mussolini l'ha portato al potere il popolo italiano. Questa è Maria Rosa Baroni, scusate, non avevo letto tutto il nome. E, insomma, io direi che queste sono le tre domande finali a cui Filippo risponderà sinteticamente e poi chiudiamo questo nostro incontro, che sarebbe bello continuare, ma insomma abbiamo visto che con questi mezzi è meglio invece avere delle comunicazioni più sintetiche, che questo ci permette di non rimanere poi soli, diciamo, a continuare a parlare tra di noi. Ah, vabbè, comunque ancora una 65ina di persone ci sono, vediamo se no, ma allora io, ecco, no, ringrazio Enzo per la sua riflessione innanzitutto, ma ti dico, ci devo pensare. Ti ringrazio, ma non ho una risposta così, ora non riesco a fare una risposta meditata. E, qui c'è piuttosto, comunque mi dai adito per così riflettere sul rapporto storia-memoria, perché molti degli interventi che stiamo vedendo ultimamente, ad esempio il libro di Flores, no, Cattiva Memoria, o anche, se non sbaglio, ha scritto qualcosa anche Paolo Mieli, stanno tutti sottolineando i rischi della memoria, no? L'ipertrofia della memoria, eccetera. Questo è stato messo in evidenza anche a livello europeo. C'è un funzionario del Parlamento europeo, che è uno giovane storico austriaco, che si chiama Markus Prüch, che ha criticato ad alzo zero le politiche della memoria dell'Unione Europea, e tutti quanti convergono nel dire che c'è bisogno di più storia. Da un lato sono d'accordo, dobbiamo conoscere meglio il nostro passato, il fascismo, non solo il fascismo, la guerra, la Repubblica.
Dall'altro lato, credo che forse non sia neanche però sufficiente dire ci vuole più storia rispetto alla memoria, perché comunque la memoria pubblica resta un fondamento, cioè non, il fatto che noi ci dobbiamo conoscere meglio la storia a scuola, ad esempio uno dei progetti lanciati da Marco Spruzzo era un investimento sulla formazione degli insegnanti a livello europeo. Benissimo. Però poi resta sempre la questione di quale memoria, perché una memoria pubblica sicuramente resta sempre un punto di riferimento ineludibile. E, però ecco, rifletterò sulla distinzione che hai fatto fra ricordo e memoria, perché era interessante. E poi Scurati, Pennacchi, io non ho ancora lessi Pennacchi, ho iniziato a leggere Scurati, vedo ovviamente, mi sembra di capire che abbia un ruolo molto importante, soprattutto Scurati, per il numero di copie che vende, per la presenza in televisione, per la presenza sui giornali. Adesso mi è arrivata una pubblicità che con il Corriere della Sera Scurati farà delle lezioni o delle letture del suo libro, quindi anche lui diventa un agente multimediale come quelli di cui abbiamo parlato. Però devo dire apprezzo molto più lui rispetto a quelli di cui ho parlato prima. E l'elemento interessante, credo, di Scurati è, siccome viene tradotto in 40 lingue, cioè verrà letto molto anche all'estero, perché non abbiamo un altro elemento di cui non abbiamo parlato, non c'è tempo, è l'interazione fra la memoria, ad esempio, del fascismo che abbiamo creato noi e la memoria del fascismo che hanno fuori, perché c'è un'interazione fra queste due dimensioni. E quindi sarà interessante vedere anche come viene recepito Scurati fuori e se questa ricezione di Scurati in qualche modo avrà delle ripercussioni anche sulla visione del fascismo in Italia. Però sicuramente la letteratura è un canale molto efficace, di grande importanza nel definire la memoria. Poi mi sono perso, l'ultima cosa era della Maria Rosa, mi puoi ridire Giulia, il cuore Era della... legata, diciamo, al modo in cui diciamo, diversi agenti culturali presentano l'Italia come vittima e quindi diciamo, in qualche modo come vincitrice poi della Seconda Guerra Mondiale, come se non fosse stata l'Italia a diciamo, creare il fascismo. No, questa è un'osservazione giustissima. Fra l'altro, mi fa subito pensare a un lavoro, a un saggio di due politologi italiani dell'Università di Zurigo, che io cito nella mia introduzione, che hanno fatto una ricerca sul populismo attuale, delle destre, il populismo di destra attuale, e hanno stabilito, come hanno sviluppato un modello da politologi, secondo il quale ci sarebbe un rapporto stretto fra, diciamo, le performance elettorali della destra populista e il tipo di rielaborazione del passato che viene fatta in un certo numero di paesi europei. Loro mi sembra ne prendano come modello 8. Ebbene, in questo loro saggio, l'Italia, con il tipo di rielaborazione del passato, diciamo, che caratterizza appunto il caso italiano, rappresenta diciamo, l'ambiente più favorevole allo sviluppo loro parlano di populismo, ora magari si può usare anche un altro termine, populismo, diciamo, di destra, perché l'Italia associerebbe due modelli di rielaborazione col passato, quello fondato sull'esaltazione dei meriti italiani, la resistenza, noi siamo i vincitori, no? E che indirettamente in qualche modo porta a oscurare o a ridimensionare le responsabilità che il paese aveva avuto prima nel fascismo, lo scatenamento della guerra, e contemporaneamente anche il modello della vittimizzazione. Gli italiani come vittime dei nazisti e vittime adesso anche delle foibe, no? Vittime dei due totalitarismi, se volete. Allora, secondo questo studio, questo tipo di rielaborazione del passato, che caratterizzerebbe l'Italia, ma anche l'Austria, ad esempio, secondo questi studiosi italiani, è quello che favorisce di più
diciamo così, il populismo di destra, mentre sul versante opposto ci starebbe il modello tedesco, la Vergangenheitsbewältigung tedesca, cioè il superamento del passato attraverso una sua rielaborazione critica che assume pienamente, diciamo così, fa i conti con le colpe del nazismo, e questo inibirebbe, non impedirebbe, lo sviluppo della destra. Ora, chiaramente è un modello, diciamo così, sviluppato da due politologi. Secondo me, insomma, dovrebbe considerare tante altre variabili che possono condizionare i risultati elettorali di queste forze di cui stiamo parlando, così come i modelli di rielaborazione del passato forse non sono così fissi come li descrivono i due politologi, ma la riflessione che fanno questi due politologi va esattamente nella direzione che lei ha indicato. Cioè, questo appunto, ci siamo considerati vincitori, esaltando il ruolo svolto dalla resistenza e dalla co-belligeranza, che è un ruolo che c'è stato, bisogna sottolinearlo, perché è importante, e allo stesso tempo la vittimizzazione, no? Vittime delle foibe, vittime delle stragi naziste. Tutto questo ha un po' bloccato la capacità, le possibilità di fare i conti con le colpe dell'Italia fascista, con i suoi crimini, e anche con il fatto che una parte consistente dell'Italia avesse magari creduto, sostenuto i progetti appunto, del regime fascista. Bene, Il 19-15. siamo in conclusione e io, diciamo, ne approfitto di questo ruolo che più o meno, diciamo, mi è stato assegnato o mi è capitato di coordinatrice dell'incontro. Penso che su questa questione che tu hai fatto, su cui hai riflettuto del cortocircuito tra la visione del fascismo straniero, cioè da parte diciamo, dell'Europa o del mondo occidentale, e diciamo, memoria italiana del fascismo e normalizzazione del fascismo, ci sia in realtà molto di più da lavorare, e da questo volume emerge chiaramente il ruolo appunto, delle potenze alleate, e, insomma, di una serie di intellettuali, eccetera, che hanno voluto separare, diciamo, in qualche modo l'esperienza italiana e tedesca e non solo, proprio per diciamo, garantire un dopoguerra diverso probabilmente, no? E per costruire un equilibrio anche europeo sul quale comunque dobbiamo continuare a riflettere. E a me pare che gli argomenti trattati siano stati molti, purtroppo non esauriscono la ricchezza del volume. Non abbiamo parlato, per esempio, del rapporto tra memoria della Shoah e memoria della Resistenza, ed è una cosa che abbiamo trascurato e invece ha delle pagine molto interessanti nel volume. Non abbiamo parlato anche del rapporto tra memoria della Resistenza e memoria delle foibe, se non in maniera molto, molto rapida, e invece questo è un altro dei temi presenti nel volume. E quindi, diciamo, il volume resta da leggere, è un libro molto interessante e noi ne raccomandiamo la lettura ai nostri, diciamo, spettatori o agli ospiti presenti. Ve lo mostro, non è un prodotto virtuale, è un prodotto in carne ed ossa, se così si può dire, e mi pare, diciamo, che possa essere un libro importante per accrescere la nostra consapevolezza dei meccanismi memoriali nei quali siamo inseriti e accrescere anche in qualità di storici l'orizzonte nel quale andiamo a pensare nuove ricerche e nuove prospettive di indagine. Quindi grazie a tutti, grazie per essere stati così numerosi e così attenti, e vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.